su quello che sta succedendo in queste ore a Roma, a Renzi. Fatica un po' a nascere il governo. Non esprimo valutazioni su quello che c'è stato, ricordo solo che Renzi aveva detto a più riprese che non avrebbe preso il posto di Enrico Letta senza elezioni, vabbè, ma queste sono le cose romane. Io sono interessato a capire quando nascerà, chi ci sarà, chi sarà il ministro delle infrastrutture, visto che attendiamo risposte su Pedemontana, chi saranno i vari ministri per capire che interlocutori ho. E spero che Renzi da sindaco si ricordi che uno dei pesi, dei fardelli più pesanti, più gravi che hanno i sindaci sulle spalle è il patto di stupidità, pardon, il patto di stabilità. E quindi sarebbe una buona cosa se lui mettesse mano alla riforma del patto di stabilità, una cosa che chiedono tutti i sindaci, e lui da sindaco farebbe una buona cosa se lo cancellasse definitivamente. Attendiamo di sapere. Ecco, su Expo mi aspetto lo stesso impegno che ha dimostrato Enrico Letta, questo sì, lo stesso impegno, lo stesso sostegno, perché questo va riconosciuto al governo ormai uscito, che su Expo c'è stata una grande collaborazione tra istituzioni e mi auguro che continui questa collaborazione. È in corso il sottotavolo infrastrutture e lì chiediamo a tutti coloro che hanno una responsabilità nella realizzazione delle opere di dirci sì o no, in particolare il Comune di Milano sulla metropolitana, linea metropolitana che dovrebbe collegare Linate, e voglio sapere sì o no, una parola chiara, non forse. Quindi oggi, appena finisce il tavolo, ci sarà un comunicato che dirà questo sì, questo no.